utile di esercizio a 3.290.000 euro, 297 milioni di raccolta diretta, 247 milioni di prestiti, 34 milioni di capitali e riserve, 17.410 conti correnti, 33.000 clienti, 1.804 soci al 30 settembre 2019. Segna i numeri positivi in ogni settore dunque per la BCC di Aquara, che all'Hotel Ariston di Capaccio Pestum ha presentato il galà spettacolo di fine anno con una presenza massiccia di soci, clienti e istituzioni. Soddisfatto il direttore Antonio Marino, che ha annunciato le imminenti aperture delle filiali di Agropoli e un'altra ancora a Capaccio Pestum, con la novità di una futura filiale a Santa Marina nel Golfo di Policastro. Il direttore generale ha elencato i 13 sportelli e i 53 comuni in cui la banca di credito può operare. Qui invece abbiamo gli obiettivi dell'anno 2020. Con la raccolta diretta vogliamo arrivare a 320 milioni, con i prestiti vogliamo arrivare a 290 milioni, con il capitale riserva vogliamo arrivare a 37 milioni di mezzi propri, noi fidi vogliamo arrivare almeno a 120 milioni, numero di soci a 2000 ci possiamo arrivare tranquillamente, sportelli da 13 che sono adesso a 16, perché oltre a quello di Agropoli e di Capaccio 2, quello sotto la sede amministrativa, abbiamo poi, lo vedremo più avanti, abbiamo una richiesta da parte di 500 soci, è una novità questa, abbiamo una richiesta da parte di 500 soci, come dice la norme di Banca d'Italia, da parte del Golfo di Policastro. Questa sera c'è il sindaco di Policastro, un mio amico che è venuto a trovarci, c'è dal comune di Policastro e dai comuni vicini, quindi San Giovanni Campino, Rimbonati e gli altri. Abbiamo avuto questi 500 richieste di soci e che ci danno la possibilità di fare la cosiddetta sede distaccata. E lui nell'esercizio vorremmo confermare i 3 milioni. Nonostante i maggiori costi che la riforma ci ha catapultato addosso, però noi siamo fiduciosi che in realtà a qualche poco questi costi cominceranno a diminuire, perché se così dovesse continuare questa riforma sarebbe una debacle. Questo è il nostro motto che abbiamo adottato quest'anno e io voglio vincere, ma non io direttore, io tutto della nostra marca, gli legati, consigli di amministrazione, soci, clienti, amici, noi vogliamo vincere per la nostra banca, vogliamo vincere perché siamo in una condizione difficile, lo sappiamo bene, è difficile la condizione dell'Italia di oggi, ma è difficile la condizione del mezzogiorno di oggi, ma noi proprio perché siamo in una condizione avversa vogliamo vincere, e vogliamo vincere facendo quello che abbiamo fatto fino ad oggi, con grande umiltà, con grande semplicità. Ma vogliamo vincere e dobbiamo vincere, come si fa chi ha fatto il militare, lo giuro,